Ok, vai. Ok, quindi come annunciato in precedenza anche il professor Bentivenga, io sono un geochimico, mi occupo quindi di geochimica ambientale, che è una disciplina che si occupa sostanzialmente di valutare lo stato qualitativo delle diverse matrici ambientali, che sono quindi l'atmosfera, il suolo e l'acqua, e di andare a definire soprattutto quali sono le cause che possono andare a determinare le abbondanze degli elementi chimici a seguito di processi che possono essere, questa è una cosa molto importante, sia di tipo naturale sia di tipo antropico, quindi dovuto comunque all'attività dell'uomo. E in particolare la geochimica ambientale si occupa proprio dell'interazione della geochimica con i principali settori dell'ambiente, che sono la biosfera, ovvero tutto ciò che ha a che fare comunque con gli organismi viventi, la litosfera, quindi la parte rigida, la parte più esterna del nostro pianeta, l'atmosfera, quindi l'involucro gassoso che circonda il nostro pianeta, e molto importante, come vedremo anche successivamente, l'idrosfera, quindi tutto ciò che ha a che fare con le acque presenti nel nostro pianeta, che possono essere sotterranee, possono essere superficiali e sono anche presenti in atmosfera. L'inquinamento è un'alterazione dell'ambiente, può essere sempre dovuto a cause naturali o antropiche, ed esistono diversi tipi di inquinamento. Ci sono gli inquinamenti che sono basati sull'ambiente che viene inquinato, quindi inquinamento idrico, inquinamento atmosferico oppure inquinamento del suolo. Ma ci sono anche i tipi di inquinamento che sono basati invece sull'agente inquinante, che può essere quindi inquinamento chimico, inquinamento acustico oppure inquinamento elettromagnetico. E quindi naturalmente in base a ciò di cui si vuol parlare si fa riferimento ad un determinato tipo di inquinamento e di inquinante. Uno dei principali tipi di inquinamento, come ho detto in precedenza, è l'inquinamento atmosferico, ovvero racchiude tutto l'insieme di agenti chimici, fisici e biologici che vanno a modificare le caratteristiche naturali dell'atmosfera terrestre. In particolare, qui ho voluto riportare un esempio molto famoso e molto interessante di inquinamento atmosferico di tipo naturale, perché in particolare io vi ho riportato la solfatara di Pozzuoli, che si trova appunto molto molto vicino a casa mia, essendo di Napoli, ed è una zona molto molto interessante perché è un campo vulcanico ancora attivo, quindi un cratere ancora attivo che è caratterizzata dalla presenza di numerose fumarole che appunto comportano un inquinamento ambientale, perché naturalmente ciò che viene emesso in questo caso in atmosfera va comunque ad alterare le caratteristiche naturali e normali dell'atmosfera. E quindi questo è un esempio sicuramente molto interessante di inquinamento atmosferico di tipo naturale. Poi ovviamente esiste anche l'inquinamento atmosferico di tipo antropico, e quindi legato sostanzialmente all'attività antropica, che possono essere per esempio industrie, può essere il traffico e quant'altro. Inoltre abbiamo l'inquinamento del suolo, quindi quando abbiamo un'alterazione dell'equilibrio naturale del suolo che può comportare anche l'ingresso di sostanze tossiche e dannose che possono anche arrivare nella catena alimentare e quindi pervenire fino all'uomo. Basti pensare che ad esempio se io vado a inquinare una falda idrica o comunque vado a inquinare una zona che viene coltivata, naturalmente tutti i contaminanti che interessano queste zone con la catena alimentare possono comunque pervenire anche sulle nostre tavole. Un altro esempio molto famoso, ma in questo caso tristemente famoso, si trova sempre più o meno vicino alle zone in cui vivo, è la provincia di Caserta, dove la famosissima Terra dei Fuochi è stata caratterizzata proprio da un grandissimo inquinamento del suolo, che ha comportato naturalmente, a causa di una grandissima quantità di rifiuti interrati in modo illegale, ha comportato dei gravi problemi sia alla salute delle persone che vivono in quella determinata zona e naturalmente sia all'ambiente. E poi possiamo passare anche all'inquinamento idrico, che è uno dei principali tipi di inquinamento che vengono studiati dalla geochimica ambientale. Quindi si interessa moltissimo delle acque, della loro composizione, del loro stato di inquinamento,
ma con particolare attenzione alle origini dell'inquinamento, che naturalmente va ad alterare l'equilibrio naturale e la normale composizione chimica delle acque. Quello delle acque è un inquinamento particolarmente studiato, anche perché molto spesso le acque fungono proprio da vettore di inquinanti. Basti pensare che se io vado a inquinare un fiume, il fiume naturalmente tramite il suo corso naturale può approdare ad un lago oppure può approdare ad un mare e quindi va a fare da vettore per l'inquinante e quindi trasporta tutta la contaminazione anche in zone molto distanti rispetto alla zona in cui è avvenuto il principale inquinamento. Come vedremo anche dopo, in particolare ci soffermeremo sull'inquinamento dei laghi. Sappiamo che i grandi bacini idrici come i laghi e quindi anche come il grande invaso di Pirra e Pertusillo sono molto importanti sotto diversi punti di vista. In particolare quando questi sono ubicati in aree in cui sono presenti molte attività antropiche, che possono comportare anche diversi tipi di inquinamento, andare a studiare questi corpi idrici è una cosa che può fornire anche informazioni utili proprio sulla loro salute ambientale, quindi sulle loro principali caratteristiche di inquinamento. E questo naturalmente è una delle principali cose che viene studiato soprattutto per quanto riguarda la geochimica ambientale, quindi ciò di cui principalmente mi occupo. Ora vediamo un po' il quadro dell'inquinamento idrico in Italia. Questo è uno studio della qualità delle acque italiane che è stato fatto da Legambiente nel 2020. Praticamente questo studio è consistito nel campionamento di numerosi punti idrici che sono soprattutto spiagge, laghi e fiumi lungo tutto il territorio nazionale. E naturalmente sulla base dei risultati delle analisi chimiche che sono stati ottenuti da questi campionamenti, abbiamo avuto delle zone che hanno avuto comunque un dato piuttosto negativo, quindi le zone indicate con il pallino rosso sono le zone in cui le acque sono risultate molto inquinate, quelle gialle sono quelle inquinate, mentre quelle verdi sono le acque che hanno una composizione chimica entro i limiti normativi, quindi non sono acque E osservando attentamente la mappa del territorio italiano, si può vedere come le zone che sono caratterizzate da un maggior inquinamento sono soprattutto la fascia tirrenica costiera, la fascia meridionale della Calabria e anche la fascia più orientale della Sicilia. E questo naturalmente dipende anche dal fatto che molto spesso le acque non vengono preservate in maniera corretta. Il 60% circa di tutte le acque interne italiane è inquinato. Non solo, ma tutte quelle che attualmente sono considerate non inquinate comunque non vengono tutelate e protette in modo idoneo. Quindi con il tempo potrebbero comunque andare a peggiorare le caratteristiche ambientali di queste acque, che attualmente appunto sono definite non inquinate. E quindi adesso entriamo un po' più nel vivo, proprio nel dettaglio di ciò di cui parleremo, ovvero la definizione dello stato ambientale dei sedimenti lacustri, quindi dei sedimenti che circondano il lago di Pirra del Pertusillo e anche naturalmente quelli che si trovano nelle parti più profonde del lago stesso. E quindi questo è il caso dell'invaso di Pirra del Pertusillo e lo studio che abbiamo effettuato. Generalmente partiamo dall'oggetto in questione, ovvero il lago di Pirra del Pertusillo. Tutti quanti sicuramente lo conoscerete. È un lago artificiale, quindi non è naturale, situato nei territori dei comuni di Lumentonova, Montemurro e Spinoso. E fu costruito tra il 1957 e il 1962. Come ha detto io precedentemente il professor Bettivenga, è stato costruito proprio a sbarramento del fiume Agri. Inoltre, l'invaso di Pirra del Pertusillo è caratterizzato da una grande diga che va a contenere il corpo idrico, è una diga ad arco gravità
è lunga circa 390 metri e alta circa 95 metri e ha permesso di creare un grande bacino idrico che addirittura ha raggiunto i 155 milioni di metri cubi di acqua. Naturalmente questo è una grandissima potenzialità che ha questo invaso e l'acqua che è stata ottenuta, diciamo, tra virgolette, tramite questo lavoro di costruzione di questo lago artificiale viene utilizzata soprattutto per scopi anche potabili, idroelettrici e quindi anche per le coltivazioni. Quindi anche dal punto di vista socio-economico, il lago di Pietra e Pertusillo ha un valore veramente molto molto rilevante. Tra le numerose risorse della Basilicata, una delle più importanti è appunto l'acqua. Non tutti infatti sanno che, ad esempio, nella zona settentrionale della Basilicata, quindi nella zona prossima al Vulture e laghi di Monticchio, c'è praticamente il più grande bacino idrico di tutta Italia. Tant'è vero, sicuramente conoscerete il fatto che un gran numero di acque minerali vengono imbottigliate proprio in questa zona, proprio perché c'è una produzione di acqua veramente molto molto elevata, proprio dovuto al fatto che questa zona è caratterizzata da una grandissima potenzialità dal punto di vista idrico. Quindi sicuramente tra le tante numerose risorse della Basilicata, forse una delle più importanti è proprio l'acqua. Ora vediamo un po' più nel dettaglio come è stato effettuato questo studio, questo lavoro che interessa l'invaso del Pertusillo. Naturalmente la prima cosa che è stata fatta è ovviamente stato il prelievo dei campioni. Quindi quali campioni sono stati prelevati per fare questo studio? Prima di tutto sono stati prelevati campioni di roccia circostante la zona del lago, che sono quelli indicati con il pallino verde. Poi sono stati prelevati anche sedimenti fluvio-lacustri, soprattutto nelle zone in cui i fiumi tributari si vanno a immettere all'interno dell'invaso di Pietra del Pertusillo. E poi, forse tra i sedimenti più importanti che sono stati campionati, ci sono i sedimenti prettamente lacustri, ovvero sedimenti che si trovano sul fondale del lago stesso. Naturalmente questi sedimenti sono stati campionati con delle particolari strumentazioni, in particolare per quanto riguarda il prelievo dei campioni lacustri sono state utilizzate delle piccole imbarcazioni che hanno permesso naturalmente il raggiungimento delle varie zone del lago. E su ogni punto poi, tramite dei particolari campionatori, sono stati prelevati i campioni di sedimento lacustre più in profondità. Naturalmente questo tipo di strumentazione fa parte anche di tutte quelle cose interessanti che si fanno anche per quanto riguarda le attività delle scienze geologiche. Quindi sono attività anche piuttosto interessanti. Inoltre, adesso andiamo avanti con la presentazione e prima di andare più nel dettaglio sui risultati di questo studio che è stato effettuato sui sedimenti del lago di Pietra e Pertusillo, parliamo un po' degli inquinanti. Quindi, prima di tutto, parliamo un po' dei metalli pesanti, che sono tra i principali inquinanti sia delle acque sia dei sedimenti. I metalli pesanti sono un gruppo di elementi chimici. Negli anni sono state proposte diverse definizioni per questi metalli pesanti. Una di queste si basa semplicemente sulla densità di questi elementi, ovvero i metalli pesanti sono elementi chimici che hanno una densità particolarmente elevata, quindi maggiore di 5 grammi su centimetro cubo, oppure elementi il cui numero atomico sia maggiore di 20. Con il tempo questa classificazione è andata a cambiare e una classificazione che viene accettata oggi è basata soprattutto su aspetti biologici di questi elementi. E pertanto tra i metalli pesanti abbiamo una subclassificazione, ovvero abbiamo gli elementi chimici che sono comunque essenziali per la vita, che sono l'arsenico, il cobalto, il cromo, il rame, il fluoro, il ferro, lo iodio, nichel, selenio, silicio, stagno, vanadio e zinco.
Quindi sono elementi chimici che comunque sono essenziali per la vita e possono essere dannosi soltanto se raggiungono delle concentrazioni abbastanza elevate. Mentre ci sono altri elementi chimici che fanno parte sempre dei metalli pesanti, che invece sono molto tossici per gli organismi viventi, anche a basse concentrazioni, e quindi sono quelli che devono essere monitorati maggiormente, perché possono comportare dei problemi sia all'ambiente sia alla salute, anche in quantità molto molto ristrette. E questi quattro elementi sono in particolare il cadmio, il mercurio, il cromo e il piombo. Qui abbiamo fatto un'evidenza, diciamo, di questi quattro elementi chimici all'interno della tavola periodica degli elementi, quindi cromo, cadmio, mercurio e piombo, che sono quindi quelli i principali osservati speciali per quanto riguarda quindi la contaminazione sia delle acque che dei sedimenti. E, inoltre, in questo caso, vengono elencate alcune delle problematiche legate alla salute, relative naturalmente a un eventuale avvelenamento da questi elementi chimici. Per esempio, il cromo può portare danni ai reni e al fegato, può comportare problemi respiratori o cancro polmonare. Il cadmio può provocare danni immunitari e psicologici e può comportare anch'esso al cancro. Il piombo può comportare coliche addominali, disturbi nervosi e paralisi, mentre il mercurio è collegato a problemi al sistema nervoso o anche danni al cervello e al DNA. Quindi questi quattro elementi chimici sono particolarmente dannosi per la salute e per l'ambiente, in particolare questi sono i principali danni a cui possono comportare. Ora vediamo un altro aspetto dello studio che è stato effettuato, ovvero i minerali argillosi, che sono una specie naturale presente anche all'interno dei sedimenti dell'invaso di pietra del Pertusillo. Che cosa sono questi minerali argillosi? Sono dei minerali che sono composti principalmente da due strati strutturali principali, che sono uno strato tetraedrico formato da silice e quattro atomi di ossigeno, e poi c'è uno strato ottaedrico che è formato da un catione centrale, generalmente magnesio oppure alluminio, che invece è circondato da sei atomi di ossigeno. L'abbinamento e la ripetizione di questi due strati principali forma il pacchetto strutturale principale delle argille, e successivamente andiamo a vedere proprio nello specifico come sono strutturate. Inoltre, i minerali argillosi sono anche caratterizzati da una composizione allumosilicatica, quindi sono composti soprattutto da alluminio e da silicio, e sono composti da particelle molto molto piccole, e generalmente derivano principalmente dall'alterazione delle rocce preesistenti. Ci sono comunque dei grandissimi vantaggi nell'utilizzo di questi minerali, soprattutto per la purificazione delle acque, perché hanno un basso costo, che è fondamentale. Hanno un'ampia disponibilità perché possono essere comunque trovate in tantissime zone circostanti, e poi hanno una proprietà di assorbimento eccellente. E questa è la principale caratteristica che dà una grandissima importanza e ha creato un grandissimo interesse per lo studio e l'utilizzo di questi minerali, perché ormai vengono largamente utilizzati per la purificazione delle acque, perché tendono praticamente a trattenere tutti i contaminanti, e questo naturalmente dal punto di vista ambientale è un fattore molto molto interessante e molto molto prezioso. Questa, ad esempio, è la struttura interna di un'argilla formata da due strati, quindi, come detto prima, uno strato tetraedrico e uno strato ottaedrico. Vedete, quindi semplicemente questo minerale è formato da due strati che si ripetono nello spazio. E ho proposto, per farvi vedere anche dal punto di vista tridimensionale di cosa stiamo parlando, una foto di questo minerale fatta con un microscopio molto molto potente, molto particolare, che si chiama microscopio elettronico a scansione, che permette di osservare la struttura tridimensionale di oggetti molto molto piccoli, perché comunque stiamo parlando di minerali che hanno
delle dimensioni veramente molto molto ridotte, stiamo parlando comunque di micron più o meno, e vedete come sono formati principalmente da un'alternanza di tanti strati, entro cui si possono andare appunto a trattenere i contaminanti. Mentre un'altra tipologia di minerale che viene studiata ampiamente sono le argille non formate da due strati, ma formate da tre strati, quindi tetraedro, ottaedro e tetraedro. E in questo caso, anche in questo caso, è stata proposta una foto fatta con il microscopio a scansione elettronica, dove maggiormente rispetto alla foto precedente si può osservare come alcuni materiali si possono andare a inserire all'interno di questi strati. Infatti questo minerale, che si chiama montmorillonite, è uno dei principali minerali che viene utilizzato per il trattenimento degli inquinanti e quindi per il trattamento anche delle acque e per la purificazione delle acque. Inoltre, visto che esistono diversi tipi di minerali argillosi, è stata fatta anche una classificazione sulla base di una proprietà particolare che hanno questi minerali, ovvero la capacità di espansione. Quindi vedete che come queste tipologie di minerali possono avere al loro interno degli spazi che possono essere più o meno ampi. Naturalmente, nel caso della vermiculite e nel caso della montmorillonite, è possibile osservare come lo spazio tra i pacchetti principali del minerale è molto molto più ampio. E in questo caso vuol dire che quel minerale ha una proprietà di trattenimento dei contaminanti molto maggiore rispetto agli altri minerali. E quindi questi minerali vengono maggiormente utilizzati anche per la purificazione delle acque, mentre gli altri minerali non sono molto espansivi, perché vuol dire che non hanno grandi spazi tra un pacchetto principale e l'altro del minerale, quindi hanno una capacità nel trattenere inquinanti sicuramente inferiore rispetto a quelli che hanno spazi molto più elevati tra i pacchetti principali del minerale. Con il tempo, le numerose ricerche che sono state fatte sui minerali argillosi hanno dimostrato che alcune specie mineralogiche sono particolarmente efficaci proprio nell'assorbimento di specifici elementi chimici che possono essere naturalmente tossici. Naturalmente, tra tutti i minerali che sono stati elencati in questa slide, sicuramente si può osservare come la montmorillonite e la caolinite hanno una capacità di trattenimento degli inquinanti sicuramente maggiore rispetto agli altri, perché tendono a trattenere più specie chimiche rispetto agli altri. Per esempio, la smectite trattiene il cadmio, la bentonite trattiene il cobalto, l'illite trattiene il piombo, ma la montmorillonite non solo trattiene il rame, ma anche il cromo e il mercurio, così come la caolinite può trattenere il nickel, manganese e anche lo zinco. Tant'è vero che la montmorillonite in particolare è il minerale argilloso più utilizzato per quanto riguarda la purificazione delle acque. Ora entriamo più nel dettaglio sulle analisi che sono state effettuate sui nostri campioni, ovvero vediamo i metalli pesanti di sedimenti che sono stati analizzati. Una cosa importante da tenere presente è che in Italia c'è una normativa che si chiama Decreto Ministeriale 367 del 2003, che stabilisce quali sono i valori soglia limite per ogni elemento chimico, superati i quali quel dato campione viene considerato inquinato. E quindi ho riportato una tabella con la media di composizione chimica dei sedimenti che sono stati campionati tramite il lavoro che abbiamo fatto. E vediamo come il piombo ha due campioni che superano il limite, perché il limite del piombo è 30 ppm, mentre in questo caso abbiamo 42 ppm e 31 ppm. Stessa cosa per il cromo, abbiamo tre campioni che superano il valore limite normativo, che è 50 ppm, e naturalmente anche per il nickel abbiamo valori che superano il valore normativo,
che per il nickel è 30 ppm, mentre nei nostri campioni abbiamo 40, 47,60 e 50 ppm. Quindi vuol dire che questi campioni che superano i limiti normativi vengono considerati campioni inquinati. E inoltre adesso vedremo un grande numero di campioni che sono stati prelevati e sono stati analizzati e vediamo come si comportano per quanto riguarda lo stato ambientale, quindi diciamo il loro stato di inquinamento. Per esempio, nei campioni di roccia circostanti il lago, vediamo che il cromo tende comunque ad essere sempre maggiore in relazione al valore limite normativo, che è 50 ppm. Stessa cosa accade anche per i sedimenti fluvio-lacustri. Anche in questo caso, quasi tutti i campioni che sono stati analizzati hanno fatto osservare una concentrazione di cromo che va a superare il valore limite della norma di riferimento, che è 50 ppm. È stato considerato anche il caso del piombo, anche in questo caso il valore limite del piombo, che è 30 ppm, molto spesso viene superato dalle concentrazioni presenti all'interno dei campioni di roccia che sono stati prelevati nelle zone circostanti il lago. E poi la stessa cosa è stata osservata anche per l'arsenico, anche se in quantità inferiore, perché infatti in questo caso, sempre per quanto riguarda i campioni di roccia circostanti il lago, i campioni che superano i valori normativi dell'arsenico, ovvero 12 ppm, sono soltanto 3. Quindi diciamo, per quanto riguarda la contaminazione relativa all'arsenico, è inferiore rispetto a quella che abbiamo visto prima, per quanto riguarda quindi il piombo, e per quanto riguarda il cromo. E poi infine un'altra cosa che è stata osservata da questo studio, ricollegandoci all'aspetto che abbiamo osservato prima, ovvero il fatto che nella frazione argillosa c'è un maggiore arricchimento di elementi chimici rispetto alle altre frazioni, in questo caso è possibile vedere come ci sia una grandissima differenza di concentrazione tra la frazione argillosa che viene qui indicata in blu e la frazione del campione totale che viene indicata invece in verde. Quindi all'interno dello stesso campione è stata separata anche la frazione argillosa e si è vista come all'interno dello stesso campione nella frazione argillosa c'è comunque molto più arricchimento di metalli pesanti rispetto invece al campione totale. Infatti, come si può osservare tranquillamente dal grafico, le linee blu che sono relative alla frazione argillosa sono sempre molto più alte di quelle relative al campione totale. Questo è stato osservato per il cromo, che è uno dei principali metalli pesanti, è stato osservato per il piombo, che anche fa parte dei metalli pesanti che sono tossici anche in concentrazioni molto molto ridotte ed è stato osservato anche per l'arsenico, anche se in quantità inferiore. Quindi questo dato ci ha fatto ricollegare al fatto che sicuramente in questo caso è dimostrato ampiamente il fatto che la frazione argillosa e quindi i minerali argillosi hanno questa particolare caratteristica di trattenimento dei contaminanti. Quindi concludendo, abbiamo visto che l'invaso di pietra del Pertusillo rappresenta un elemento di estrema importanza sotto diversi punti di vista, come quello ambientale, ecologico e biologico. È stato effettuato uno studio sui sedimenti lacustri dell'invaso di pietra del Pertusillo al fine di valutarne la qualità ambientale. Sappiamo che alcuni elementi chimici potenzialmente dannosi superano i valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale di riferimento, che come abbiamo detto prima è il decreto ministeriale 367 del 2003, e si è anche osservato come la frazione argillosa tende ad assorbire maggiormente i metalli pesanti, come l'arsenico, il cromo e il piombo. Tuttavia, l'origine di questi elementi chimici dannosi
potrebbe essere sia di origine antropica, quindi dovute ad attività di diversa natura, legate quindi all'uomo, ma possono anche essere di origine naturale, quindi legate sostanzialmente alla composizione delle mitologie che interessano l'area studiata. Quindi per concludere, volevo anche dire che io spero che quanto è stato osservato e quanto è stato visto possa comunque far nascere un minimo di interesse, soprattutto per i giovani studenti, quindi nell'approcciarsi a questo tipo di tematica che è molto, molto importante, soprattutto se si vuole comunque tutelare il proprio territorio, e a maggior ragione quando il proprio territorio è così ricco sotto diversi punti di vista, come appunto la Basilicata. Vi ringrazio. Grazie Roberto, grazie a Buccione, dottor Buccione, e per la chiarezza. E adesso, se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda tramite chat, il professor Buccione risponderà. Come vedete, le problematiche affrontate sono molto particolari, di grande interesse per diciamo, tenere sotto monitoraggio il nostro territorio. Il lago artificiale di Pietra del Pertusillo è un elemento molto importante, come ha detto il professor Buccione, e che diciamo, non ci dobbiamo spaventare se ci sono diciamo, degli elementi che molto spesso sono di natura naturale, cioè sono legati alla presenza in affioramento di rocce che di per sé, quindi naturalmente, rilasciano questi elementi che diciamo, possono dare qualche problema. Quindi non molto spesso non sono legate ad attività antropiche. Però questi studi, appunto, poi se programmati nell'arco del tempo, possono anche specificare la provenienza e tutto il resto, tutto quello che avviene. Professore, infatti, in effetti i valori che noi abbiamo osservato, soprattutto di arsenico e piombo, comunque molto, molto probabilmente sono di origine geogenica, quindi non sono Non sono mica antropici, inquinamento no. antropico. Perché adesso diciamo molto spesso siamo portati tutti noi a pensare che è tutto di natura antropica. A volte Esatto. sì, certamente, ma molto spesso dobbiamo vedere come stanno veramente le cose. Se ci sono domande, Ho letto una domanda, professore, forse a cui si ecco qua. corrisponde. Allora, Sofia Sofia Danisi. Danini, i minerali argillosi nella loro funzione di contenimento degli inquinamenti subiscono in qualche modo un pretrattamento per essere più efficaci? Molto spesso quando si fanno i lavori di filtrazione delle acque, molto spesso i campioni vengono comunque pretrattati con diverse sostanze, a volte anche sostanze organiche, che tendono praticamente a rafforzare maggiormente il potere, diciamo, di trattenimento dell'inquinante. Quindi sì, possono essere anche pretrattati per essere più efficaci. Allora, poi c'è un'altra domanda che vorrei dire. È stata almeno all'inizio una buona idea costruire la diga di Pietra del Pertusillo, o ha avuto diversi risvolti negativi? Beh, io questo la conosco bene. Ah, infatti sì, è meglio rispondere. Allora, la diga del Pertusillo che è andata voi sapete che è una diga per 5 anni e in collaudo, è stata iniziata il collaudo, mi sembra, nel 63, e ha sbarrato il fiume Agri. Nella stretta tra Monte Murro e Spinoso. Certamente a livello ambientale è turbato, cioè quando si va a costruire qualcosa in un ambiente prima intonso, logicamente si ha un impatto. Qualsiasi cosa che fa l'uomo sull'ambiente ha un impatto. Però la diga è servita per generare corrente elettrica, c'è cioè la centrale di Missanello, nei pressi, e poi di fornire gran parte della cioè acqua sia per l'irrigazione che per uso domestico. Quindi io ritengo che è una cosa positiva avere uno specchio d'acqua a disposizione, penso che serva non solo a noi ma anche agli amici
pugliesi che usufruiscono in parte di questa risorsa. Altre domande? Ci sono altre domande? Ecco qua, Angelo Rossiello, una curiosità, nella distinzione tra origine geogenica e input antropico, avete utilizzato dati su singole campagne di prelievi o avete fatto una sorta di monitoraggio con più prelievi e quindi analisi e trattamento di statistica dei dati composizionali? Sì, allora in realtà per quanto riguarda questa domanda, che è molto, molto interessante, semplicemente noi prima di fare questo studio abbiamo fatto uno studio sui fattori di arricchimento degli elementi chimici di tutta la zona circostante il lago. Naturalmente io qui non l'ho messa perché sarei andato un po' troppo in dettaglio, quindi vedendo il fattore di arricchimento rispetto quindi a quasi tutto il bacino del Terzo Sillo, abbiamo capito che sostanzialmente diciamo, l'origine è geogenica e non è antropica. Chiedo scusa Roberto, a questo proposito abbiamo fatto proprio all'inizio, feci io insieme ad altri questo, abbiamo prelevato i campioni su ogni affioramento roccioso, sia, visto che il professor Rustirlo è un geologo, Sì. sia sulle tutte le lagune gresi affioranti, che anche sull'Albidona, Esatto, sulla esatto. formazione Sì. Scorgoglio, su tutte le formazioni sovrastanti lo sbarramento per avere questo, diciamo, questi dati, perché voi Una sapete base solida, che solida, geochimica solida, giusto? sì. Quindi, ecco. E per esempio, noi sappiamo che per esempio nelle argille del flysch di Gorgoglione c'è una parte di bario, quindi diciamo che ci sono degli elementi in natura Naturale. che comunque se in maniera presenti in maniera abbastanza concentrata possono dare dei problemi, però ripeto, sono in gran parte di quella natura là. Professore, infatti l'elemento chimico che aveva il fattore di arricchimento maggiore, sempre rispetto alle circostanti, era proprio l'arsenico. Cioè, diciamo che la concentrazione di arsenico era comunque abbastanza, diciamo, elevata in tutte le rocce circostanti, appunto, che circondano l'invaso del Certo, non Pertusillo. possiamo escludere in toto il fatto che c'è una parte anche Sì, antropica. Bisogna scusate, approfondire. poi mi chiudo e lascio agli altri. Lo chiedevo proprio perché io per esperienza personale ho lavorato sulla geochimica delle acque in Italia centrale e di origine geogenica c'era un arricchimento in arsenico nelle acque dell'acquifero di Orvieto, che naturalmente, diciamo, tutte le piroclasti di là arricchivano naturalmente quelle acque. Quindi era Sì. una Però, curiosità. ripeto, bisogna stare attenti anche a monitorare l'eventuale Esatto, situazione, sull'acqua, perché infatti. ci sono per esempio degli scarichi, possono esserci degli scarichi, situazioni di questo genere e quindi va monitorato nel dettaglio. Ci Grazie. sono altre domande anche più, diciamo. Allora, c'è il materiale inquinato che fa più danni di tutti, non nucleare alla salute dell'uomo, qual è? Il materiale inquinante che fa più danni di tutti, non nucleare, la sola. Ma allora diciamo che non ce n'è uno, però come ho detto prima, ci sono quei quattro elementi chimici dei metalli Si pesanti che potrebbero fare dei danni. anche a basso, per esempio il mercurio, il piombo, piombo e mercurio, per esempio, sono tra i più dannosi in assoluto. Piombo e mercurio. C'è qualche materiale che trattiene l'uranio? Beh, le radiazioni, penso. Le radiazioni dell'uranio, Roberto, c'è il salgente, Modo che l'uranio. Allora, diciamo che sulla base di quello che abbiamo visto noi. Non ci siamo, diciamo, soffermati molto proprio sull'uranio, anche perché proprio uranio, diciamo, qui non ce n'era. Quindi sull'uranio proprio, sinceramente io non saprei rispondere a questa domanda in modo preciso proprio. l'uranio, insomma, abbiamo tutti, ma l'uranio ne possiamo fare almeno. L'uranio, sì. Diciamo che così, se si parla di aspetti legati al nucleare, in genere a schermare le radiazioni, dove c'è, per esempio, si usa costruire
in profondità dove c'è il salgemma, quindi queste, diciamo, rocce qui, però in particolare io poi non sono un esperto. Altre domande? Ecco qua, Angelo, sì, abbiamo risposto. Penso che abbiamo terminato con le domande. Va bene, Roberto. Allora, aspetta, definisce. Allora, definireste preoccupante la situazione dell'impasse di, no, del lago? Alla fine no, diciamo no, perché come abbiamo già detto più volte, l'origine di questi elementi chimici che potrebbero essere dannosi è comunque, a parte che geogenica, ma comunque sono comunque concentrazioni abbastanza basse, non preoccupanti. Se il piombo era di 2000 ppm, ad esempio, già da uno magari poteva avere un campanello d'allarme, però stiamo parlando comunque di valori che superano veramente di poco, non di tantissimo i valori normativi, quindi preoccupante. Diciamo che il lago ancora sta insomma, in una situazione abbastanza, certo va monitorata nel tempo. Esatto, comunque va monitorato. Nel momento in cui ci sono delle variazioni di alcuni parametri, bisogna prendere dei provvedimenti, però adesso, come ha spiegato nella sua relazione il professor Buccione, diciamo che la possiamo ritenere abbastanza buona, diciamo. Ok, penso che non ci sono altre domande. Ritengo che è stata una buona esperienza quella di fare dei seminari, approfittando di farne online per certi versi, per raggiungere molti più ragazzi e docenti di quello che si poteva fare in presenza. Ringrazio veramente tutti i docenti che sono stati sempre molto presenti, Rossiello, Oliveto, Boezio, Navazio, diciamo tutti i colleghi che seguono come docenti il piano lauree scientifiche, che ripeto sono stati sempre presenti in questi seminari, numerosi i docenti, i studenti. Spero che si possa fare sempre meglio l'anno prossimo, ripeto, molto prima, organizzando molto prima. Saluto anche Rosaria Sabina, e diciamo che si possa fare prima, in modo di non arrivare al mese di maggio. Ecco, la prossimo anno noi vi assicuro che il mese di maggio lasciamo tranquilli gli studenti per preparare, così si possono preparare bene per gli esami di maturità o per le ultime interrogazioni. Quindi arriveremo massimo, io mi propongo di arrivare marzo, fine marzo, inizio di aprile al massimo. Io ringrazio di nuovo tutti veramente e spero che sia stata una buona esperienza, ripeto, per tutti. Grazie a tutti. A tutti voi una buona serata. Arrivederci. E grazie. Roberto, grazie. Di nuovo grazie e buona serata a tutti. Arrivederci. Ciao, grazie. Allora, come andate? Allora. Adesso vi stanno... Ok, Roberto, ciao, ci aggiorniamo.